qua alla De Fair a Torino, una fiera specificamente orientata sulla fotografia, e la peculiarità di questa fair è che consente agli editori di portare anche delle fotografie d'autore numerate e firmate. In questo caso abbiamo portato tre autori, Cogli Corsello, Allegra Martin e Nino Migliori, e adesso vi racconto brevemente insomma queste opere che sono disponibili in questa occasione. In fiera abbiamo portato anche un lavoro di Nino Migliori del 2017, un lavoro realizzato a lume di candela nel Tempio Malatestiano, voluto da Sigismondo Malatesta. Come vedete, Nino ha ripreso la Cappella dei Pianeti dello Zodiaco, dove in qualche maniera emerge la visione esoterico-misterica voluta da Sigismondo. Queste immagini molto affascinanti sono riprese a lume di candela non tanto per dare una chiave espressionista al lavoro, ma per riprodurre quella che era la modalità e la visione che avevano i contemporanei di Sigismondo quando osservavano di notte queste sculture. Il lavoro è stato non facile, perché per farlo abbiamo dovuto oscurare oltre alla chiesa le vie adiacenti in modo che Nino potesse riprodurre questo particolare effetto. Oltre a questo, c'è da dire che alcune sculture erano in posizioni difficili da raggiungere, alcune erano per esempio posizionate a circa 12 metri di altezza. Il lavoro oltretutto riprende alcuni degli stilemi cui Migliori è abituato, ossia i muri, la gestualità, in questo caso nel sorreggere una candela e muoverla velocemente per ottenere i chiaroscuri che interessavano l'autore, e diciamo che questo lavoro in qualche maniera quindi riflette proprio sull'immagine, ma anche sulla modalità per poterla percepire. Si tratta quindi anche in questo caso di un tipo di percezione non ordinaria, fruibile solo attraverso la fotografia. Di questo lavoro è stato inoltre fatto un libro, edito da Quillan, e il libro in questione ha vinto nel 2017 il premio Hemingway per il miglior fotolibro dell'anno. Abbiamo portato anche Cuochi Corsello, una coppia d'artisti che per questa occasione hanno preparato dei lavori che partono dalla fotografia. Queste sono infatti immagini prese dalla rete, fotografie prese dalla rete, che attraverso un lavoro fatto con l'InDesign vengono trasformate in icone quasi pop, che vengono infine stampate su ceramica. Un artificio quindi che suggerisce la fragilità di quanto osserviamo. In fiera abbiamo portato anche Allegra Martin, un'autrice giovane che sta riscuotendo un notevole successo. E in questo caso Allegra ha realizzato un lavoro appositamente per l'editrice Quillan e per questa occasione, e si tratta della ripresa di spazi realizzati da Scarpa a Venezia nel Palazzo Querini Stampaglia, in questo caso il primo piano. E queste architetture di Scarpa sono state riprese con una modalità piuttosto, come dire, inconsueta per quanto riguarda i canoni dell'urbanistica o della fotografia di architettura. Allegra ha lavorato con una macchina di piccolo formato, 35 mm a pellicola, e con l'uso del flash, quindi con degli strumenti molto agili, portatili, lontani diciamo in qualche maniera dai diktat che vorrebbero la fotografia d'architettura precisa e in qualche maniera esageratamente formale. Ciao Luca, siamo qui alla fiera e volevamo chiederti, visto che non abbiamo potuto presenziare alla presentazione stamattina ufficiale, magari due parole su questa manifestazione. Sì, ciao Roberto, no, è The Fair quest'anno. Luca, ti interrompo, ma togli la mascherina, non c'è nessuno adesso, no. Dai, si può. Ecco. The Fair quest'anno è all'insegna proprio della ripartenza, infatti c'è una bellissima energia in giro, già stamattina con la conferenza stampa e adesso durante la preview. La fiera è piccola ma è calibrata su 30 gallerie, abbiamo un bel reparto editoria che quest'anno abbiamo fortemente voluto, dove agli editori abbiamo chiesto di portare non soltanto i libri ma anche delle edizioni, delle stampe direttamente collegate alle pubblicazioni. Bene. E parlaci di questa formula, come mai l'idea di fare una fiera proprio incentrata sulla fotografia e consentire agli editori di portare, oltre che i libri fotografici, anche magari i lavori degli autori con cui hanno collaborato? Allora, sicuramente una fiera di fotografia non può non occuparsi anche dell'editoria, il mondo della fotografia ormai è strettamente collegato al libro e quindi questo è doveroso farlo. In più, devo dire, essendo amico di tanti editori, insomma, anche dalle chiacchierate con te, spesso è
uscita un po' questa cosa di avere più spazio, di avere più importanza, visto il grande lavoro che ciascun editore fa a filo diretto con gli autori. E allora da questo è nata l'idea di dire, ok, dedichiamo uno stand più grande, uno stand che consenta la vendita anche delle stampe, e quindi per questa edizione abbiamo proposto una piccola selezione, proponendoci però il prossimo anno di estenderla anche con editori internazionali. Un'ultima domanda, tu hai anche una scuola di fotografia che si chiama Chippendale Studio, dove ti occupi specialmente di ricerca contemporanea. Ecco, da questo osservatorio privilegiato, hai riscontrato un interesse particolare nei confronti della fotografia contemporanea negli ultimi tempi? Dici qualcosa su questo argomento? Sì, sì, è un osservatorio sicuramente privilegiato, perché vengono da me tantissimi autori col desiderio di essere accompagnati nella realizzazione di un libro che poi porteranno avanti autonomamente con gli editori o con delle autoproduzioni. Ecco, però affiancandoli vedo che c'è una libertà, forse è il termine più opportuno, una grande libertà di espressione. Quindi vediamo gli autori più classici, ma soprattutto vediamo tanta contaminazione, la fotografia che ha la pretesa di uscire dalla bidimensionalità e quindi dialoga con la scultura. Ci sono molti interventi pittorici sull'immagine fotografica, c'è una ricerca d'archivio che certo non è nuova, ma che è stata riformulata in termini contemporanei. La cosa più interessante secondo me è che sta nascendo una nuova iconografia, cioè non solo è nuovo il modo di usare il mezzo fotografico da un punto di vista progettuale, nell'azione, nella semplicità, ma sta cambiando anche il modo col quale gli autori costruiscono l'immagine, e quindi le immagini sono diverse, hanno proprio delle caratteristiche formali differenti. Va bene, grazie mille Luca. Guarda Mario, ti volevo fare una domanda, visto che tu hai partecipato durante la tua carriera a tantissime fiere, tantissimi eventi espositivi, eccetera. A proposito di fiere, dal momento che stiamo in una fiera dedicata esplicitamente alla fotografia, volevo sapere se tu trovavi delle differenze o se preferivi magari partecipare a fiere legate all'arte visiva in generale, o trovavi peculiarità che le fiere specificamente dedicate alla fotografia in qualche maniera hanno rispetto alle fiere generali? Io penso che, cioè da un po' di anni, devo dire la verità, che sono tentato di allontanarmi dal fotografico specifico, per cui quando mi trovo in una fiera dove c'è solo la fotografia un po' mi annoio. Quando invece mi trovo in una fiera o all'estero, dove c'è anche l'arte contemporanea, mi diventa più interessante il rapporto. Certo. E sono quasi obbligato a ragionare in termini di confronto, no? Di rapporto tra gli artisti che usano la fotografia, ormai nuove generazioni, e i fotografi che sono fotografi, rimangono certo. Fotografi. Io penso che il destino della fotografia non stia solo nel fotografico. Mettersi addosso un'etichetta del fotografo che a me sta stretta, certo. Ma non perché io voglio fare l'artista, perché ritengo che ormai basta leggere un po' di Champ, no? Cioè il retinico è relativo, noi usiamo tutti le sensorialità del nostro corpo, e quindi la sensorialità, beh, per esempio qui il caso di Nino che fa con la candela, voglio dire, in questo caso lui è non è solo un fotografo, è un artista che usa la luce per poter dare corpo a queste immagini che non è più la realtà. Questo mi interessa, quindi in una fiera mi piacerebbe trovare questo continuo rapporto col contemporaneo. Sì, mescolerei sì, molto perché, più volentieri. Sì, rispetto a magari privilegiare i vasi comunicanti invece dei compartimenti stagno, no? Sì, ma penso che sia un po' ormai un'idea che è a partire un po' a tutti noi. Sì, l'unico vantaggio forse delle fiere specificamente legate alla fotografia è il prezzo che poi si trovano a dover sostenere gli standisti, no? Perché le fiere, naturalmente purtroppo la fotografia non vende ancora ai prezzi dell'arte visiva, quindi anche gli stand costano di meno, quindi rende l'unico vantaggio è che potrebbe rendere più accessibile per certi versi l'esserci, per il resto certo, sì. Per il resto è... No, ma la strada è questa qua, non vedo alternative, sì. Per cui io direi questo, è una fiera che contempli, adesso io non sono ancora visto bene, però questa mi sembra interessante perché è gestita da giovani critici, sì.
giovani editori, cioè è piccolina e quindi te la godi. Quindi, poi Torino è una città che si presta, voglio dire, anche questo tipo di riflessione. No? Per cui io sono volentieri, sono venuto qui quest'anno proprio perché è la prima volta che vengo. Ecco, ti ho detto un po' quello che pensavo. Benissimo, grazie mille. Siamo con Lorenzo, lui si occupa di The Others, che è un'organizzazione che cura fiere d'arte in diverse località italiane, arte visiva, quindi arte da un punto di vista generalistico. Si occupa in questo caso anche di The Fair, che invece è una fiera specializzata in fotografia. Volevo allora chiedere a Lorenzo quali sono secondo lui le differenze tra queste due formule, questi due format di fiera che vediamo in qualche maniera nascere nel nostro paese dal punto di vista fotografico appunto negli ultimi tempi, perché poi The Fair è la seconda edizione, quindi è una fiera giovane. Beh, sono due fiere che si occupano tutte e due di un aspetto molto specifico, anche se sono due aspetti specifici differenti. The Others si occupa di tutta la creatività giovanile, degli spazi no profit, delle residenze, delle giovani gallerie di sperimentazione a livello internazionale e quindi tutto ciò che sono gli altri, quindi è nata come una fiera inclusiva che è nata 12 anni fa, che si voleva porre quindi in maniera proprio differente rispetto alle fiere del mainstream e le fiere appunto generalisti che lavoravano sull'idea di esclusione attraverso i VIP eccetera eccetera, mentre invece quella ha lavorato proprio sull'idea di inclusione. The Fair è un'altra storia che è nata 2 anni fa, ha lo stesso approccio di voler individuare un pubblico specifico e un'esigenza specifica. L'esigenza di The Fair qual è? Quella di dichiarare che finalmente dopo un ventennio, da quando si è diffusa l'immagine digitale, che piano piano dall'inizio degli anni zero ha preso il posto dell'immagine analogica, finalmente dopo questo lungo percorso possiamo dire che le due mondi, le due sezioni, i due mondi, le due sezioni che sembravano come dire parallele, quelle ovvero delle fiere della fotografia pura e quello della fiera di arte contemporanea in cui ci sono nelle gallerie gli artisti che lavorano con l'immagine fotografica, finalmente potevano parlare, potevano parlarsi, potevano convivere assieme. Perché? Perché siamo arrivati anche a una consapevolezza rispetto all'immagine, a come noi non più consumiamo l'immagine, ma come noi tutti produciamo l'immagine, che ci permette oramai di relazionarci con l'immagine in maniera più ampia, non più legata a settori divisi in compartimenti stagni, come quello dell'arte o quello della fotografia di reportage o della fotografia documentaristica. Ecco perché nasce The Fair. The Fair mette assieme le gallerie, quest'anno dopo la pandemia si è molto concentrato sulle gallerie italiane per l'idea della ripartenza, e questo è stato un esperimento molto importante che ha permesso ai due mondi di incrociarsi, di far incrociare anche i due pubblici, che sono pubblici molto ricchi, molto vasti, che possono anche dirsi molto tra di loro. Ed ecco che anche questo non è naturalmente per noi un punto di partenza, ma un punto di partenza per riflettere appunto su come osservare un'immagine e come confrontarsi con essa. The Fair, la seconda edizione, l'edizione della ripartenza, la prima fiera in presenza, propone una ricerca molto varia nelle varie progetti che sono stati proposti dalle varie gallerie, tutti accomunati da che cosa? Il tentativo di alzare il livello critico dello sguardo dell'osservatore. Osservatore che si trova come dalla stessa parte dell'artista fotografo nell'indagare come guardiamo il mondo. Bene. Un'altra delle peculiarità di questa fiera è quella che consente agli editori di portare anche delle fotografie oltre ai libri. In questo caso abbiamo portato degli autori che conosci bene, Cuoio e Corsello, che hanno fatto dei lavori che partono dalla fotografia ma che finiscono poi stampati su delle ceramiche con delle forme iconiche particolari. Ecco, visto che conosci gli autori, volevo una tua opinione su questo lavoro che è stato poi tra l'altro realizzato appositamente per questa occasione. Beh, Cuoio e Corsello sono degli artisti esemplari che sono da prendere per questo
stesso discorso che facciamo, che abbiamo fatto, appena abbiamo fatto della, del dialogo tra, tra fotografia legata al mondo dell'arte e fotografia di, legata al mondo di reportage. Perché? Perché loro hanno indagato, come quasi tutti gli artisti sono presenti in questa fiera, una terza via. Loro in particolare, la loro terza via è quella di interagire con l'immagine e non proporci un'immagine fino a se stessa, ma un'immagine che è legata e lotta con la memoria di quella possibile immagine, portandoci in maniera quasi surreale, paradossale, a proporci un'immagine che ancora non esiste, ma che potrebbe esistere. Ed ecco, in particolare in queste piastrelle abbiamo dei luoghi che noi possiamo avere, come dire, nel nostro, nella nostra memoria, come delle luoghi di fede, delle moschee, delle luoghi del modernismo, come dei grandi magazzini, dei luoghi invece legati a delle grandi architetture degli anni 60 destinate magari a degli ospedali. Ecco, sono tutti quei tipi di costruzioni, di immaginari che sono legate al, al modello del modernismo. Loro si sono sempre un po' interrogati, un po' in tutto il loro percorso, sul fatto se il modernismo fosse stato un'utopia o una condanna. E forse è importante citare un lavoro che sembra molto distante, ma che è molto legato a questo. La loro prima opera loro realizzano alla fine degli anni Ottanta, in una mostra curata da Renato Barilli alla Gamma di Bologna, dove in effetti realizzano delle sculture di televisori dove all'interno ci sono delle immagini di riprese con la videocassetta che si stava diffondendo in quegli anni, da, quindi immagini che esistevano di altre narrazioni che loro attraverso il rewind e la registrazione alterano, mandando dei loop, mandando delle alterazioni di queste immagini, delle sovrapposizioni di immagini e provocando quindi all'interno di queste sculture, di queste presenze di televisori, come delle onde anomale che costringeva lo spettatore a riflettere in effetti sul suo ruolo, che doveva essere attivo rispetto al messaggio della televisione. Il messaggio della televisione, come diceva il grande Pierpaolo Pasolini, scritto Corsari, è un messaggio che apparentemente sembra democratico perché ci propone un dialogo, un dibattito, ma un dibattito a cui noi spettatori possiamo solo annuire, possiamo solo accettare e non possiamo veramente partecipare. Poi Corsari invece ci ricordano che non dobbiamo per forza accettare questa condizione. Siamo con il professor Angelo Pietrodesole, di cui abbiamo pubblicato alcuni saggi, direi tutti, che hanno rilevato tutti un discreto successo, infatti sono praticamente esauriti. Cominciamo con L'immagino scena, che è l'ultimo libro che abbiamo pubblicato, un saggio sulla giurisprudenza legata alla censura delle immagini del cinema, diciamo, erotico. E poi un saggio, questo fatto alcuni anni fa e praticamente ormai introvabile, dedicato alla storia della fotografia industriale italiana. Naturalmente qui riesco a mostrarvelo in maniera molto approssimativa, ma avrete modo, se riuscite ad essere tanto fortunati da trovare una copia, di verificare che il libro è pieno anche di immagini interessanti. Angelo, volevo chiederti, già che sei qui, cosa pensi dell'editoria italiana, visto che siamo in una fiera dove ci si occupa anche di quello, dove sono esposte oltre alle opere anche le pubblicazioni, diciamo, legate a questo tema. E quindi ecco, dici un po' cosa pensi delle ultime cose uscite sul mercato e anche di quello che hai visto in questa fiera. L'editoria fotografica italiana al momento oscilla tra due poli, che sono il polo della grande distribuzione di massa dei grandi fotografi star e l'editoria più di ricerca, più di nicchia, che decide anche di rischiare di offrire al pubblico autori non ancora conosciuti, non ancora storicizzati. Un ruolo che tendenzialmente premia poco le case editrici, perché non hanno una grande circolazione, non è sempre facile distribuire questo genere di libri, ma che tuttavia è vitale per mantenere in piedi il mercato editoriale e anche la conoscenza di ciò che avviene oggi nel mondo della fotografia. Le fiere sono forse uno dei luoghi in cui è possibile confrontarsi direttamente con questo tipo di editoria, perché si parla proprio, come dire,
condiviso con gli editori e poi si riesce magari autori, come dire, case editrici che sono di nicchia, che non sono facili da incrociare, e si riesce a vederle tutte assieme più di una alla volta e quindi magari avere uno sguardo su ciò che sta accadendo oggi nel panorama editoriale italiano della fotografia. Bene, quindi anche queste occasioni espositive possono comunque avere un'utilità, un'importanza proprio nel divulgare questa tipologia di libri che magari senza la spiegazione dell'editore, senza la possibilità di poterlo sfogliare come normalmente nella ricerca online dei libri, perché i libri del nostro settore ormai nella gran parte vengono venduti con questa modalità, ecco allora che la fiera diventa un'occasione importante per poter conoscere ed apprezzare anche autori nuovi. Sì, perché nella fiera c'è una possibilità importante che non si può avere con gli acquisti online, cioè quella di sfogliare il libro e quindi di vedere le fotografie, ma anche quello di toccarlo, perché una cosa che molti neofiti non sanno è che dietro queste pubblicazioni c'è un grande lavoro di ricerca sulle carte, sulle stampe, sulle tipografie, e spesso al di là del valore delle immagini sono proprio oggetti belli da toccare e da sfogliare. Va bene, ti ringrazio Angelo, sei sempre esaustivo e conciso come del resto nei tuoi saggi. Breve e indolore.